studio e ho deciso di approfittarne, mi preparo con voi, visto che mi sto preparando per andare al lavoro, se no non ho mai tempo di registrare. Tra l'altro ho registrato un paio di video prima di questo che devo ancora montare e caricare perché purtroppo sto ancora aspettando che mi attivino Fastweb. Intanto ho steso la crema gel viso riequilibrante delle Naturè che sto adorando. Allora, trucco semplice e veloce per andare al lavoro. Che cosa vi racconto? Allora, adesso stendo la mia CC cream della Naturè e la stendo con le mani. Allora, perché siamo spariti? A parte che non abbiamo fatto più vlog perché non abbiamo più fatto niente di particolare. Sì, ho registrato un vlog un giorno che sono rimasta a casa dal lavoro perché il mio titolare non si sentiva bene e che caricherò prossimamente. E poi ragazze, Alessandro sta crescendo. E quindi vuole andare in giro, non vuole più stare nel box, assolutamente. Dorme pochissimo durante il giorno, ma fortunatamente continua a dormire la notte. E quindi c'è un bel po' da fare. Vi devo fare assolutamente il video dei preferiti, perché ci sono alcuni prodotti che sto adorando. Ho steso nelle occhiaie le Raise Pasta di Benefit. E appunto, vi intanto. dicevo, vi devo registrare assolutamente un video di prodotti finiti perché ne ho finiti un sacco ultimamente. E soprattutto quello dei preferiti, perché ho scoperto e sto utilizzando da un po' di tempo alcuni prodotti che mi fanno impazzire letteralmente. Dovrò trovare anche una soluzione per registrare questi video perché o non mi vedete o mi vedete sparaflesciata. Ho registrato anche aspettate, correttore della Kiko. Ah no, questo. Quello lì è lo 04 che usavo per le occhiaie, questo è lo 01 per le imperfezioni, che come vedete ce ne sono un pochino e si vede che da un po' che non registro, mi sto perdendo nei meandri. Allora non vado a fare chissà che correzione perché appunto devo andare a lavorare o sulla mascherina e chi se ne insomma, però almeno nascondere ste patacche qua in velocità lo facciamo. Ora utilizzo questo fondotinta minerale che mi sono fatta io, che adesso è diventato un po' oscuretto per la mia carnagione, però quest'estate era perfetto. E cosa vi racconto, ragazzi? È da una vita che non registro e mi rompe anche non riuscire a farlo, anche perché ho 250.000 idee, ma purtroppo manca il tempo per farlo. Fortunatamente anche il lavoro. Stiamo lavorando molto bene e quindi questo fa sì che il tempo sia sempre poco. Ho registrato anche un video, un tutorial delle foto che ho come profilo sia su Facebook che mi sembra di averla messa anche su Instagram. Ma mi sono resa conto che purtroppo non si vede nulla. Adesso vedo se riesco durante l'editing a sistemarlo. Io vi ringrazio. Aspettate perché poi quando chiacchiero io mi perdo e non combino più niente. Stendo lay base di Kiko e poi decido cosa fare. Vi stavo dicendo, vi ringrazio per tutti i commenti che mi scrivete, però purtroppo con questo discorso della DSL che non c'è internet nel telefono va se ne ha voglia e se no non va, non riesco neanche a rispondervi.
veramente. Adesso utilizzo questo ombretto in crema di Kiko della nuova linea Supreme Eyeshadow, che sono identici praticamente a quelli di Chanel. Sono questi ombretti in crema che poi quando vengono stesi diventano in polvere e sono luminosissimi. Cioè, guardate che luce, e sono stupendi. E sì, sto lavorando parecchio. Alessandro è diventato un chiacchierone, balla ogni volta che sente la musica. Se lo metti nel box ci starà 10 minuti dopo, ciao, perché ovviamente lui vuole andare a toccare dappertutto, deve esplorare. Poi per chi mi segue su Instagram e su Facebook avrete visto che anche se il carta che gli hanno regalato per il battesimo, che gli ha regalato per il battesimo mia sorella, e il suo compagno è per i 2 anni, lui lo sta già utilizzando. Quindi la domenica, di solito la domenica e il sabato scendiamo giù in giardino, gli facciamo fare i suoi giretti, che lui si diverte un mondo. Guardate quanto è bello, mi piace un sacco. A parte che questo pennellino è difettoso perché non resta assolutamente al suo posto, l'ombretto è favoloso e poi veramente dura tantissimo. È super illuminante, non va nelle pieghette. Adesso, come sempre, prendo la mia Different di Muliak e vado a prendere Toast e lo metto nella Mi piega. sto Sto prendendo appunto Toast nella piega con un pennello di sfumatura abbastanza largo per creare una prima sfumatura. Ah, ecco cosa vi volevo dire. Poi ho iniziato adesso con un pennellino più piccolo a penna. Vado a prendere Coffee e lo metto qui nell'angolo esterno. Sollevando un po' la palpebra, così facciamo un po' di lifting. Ecco cosa vi volevo dire. Allora, non dovete essere precise perché tanto poi lo andiamo a sfumare. Vi volevo dire che ho ripreso in mano i miei gel da ricostruzione ultimamente, infatti se notate ho la ricostruzione, e volevo capire se poteva interessarvi il video sul refill. Io è da un po' di tempo che non li facevo più, ho fatto un corso nel 2006 alla Professionnese e poi per mancanza di tempo non ho più praticato, diciamo. Però ultimamente mi sto sbizzarrendo. Sto utilizzando mia sorella come cavia. Quindi, se vi può interessare, potrei registrare anche i video sul refill, visto che ho guardato su internet e ci sono miliardi di video. Dire si sta uccidendo, miliardi di video sul refill, e ognuno ovviamente ha il suo metodo. Indira, ma brava, mettiti davanti con la mano. E la cosa che io non riesco assolutamente a fare è che dovete, Indira, la cosa vi dicevo che ho difficoltà per la maggiore a fare è la sigillatura in punta, nel senso che non, cioè non mi viene, non si chiudono bene e dopo un paio di settimane mi si alzano in punta e sta cosa mi infastidisce, però credo di aver trovato la soluzione, perché non mi piacciono tanto le unghie grosse, mi piace ovviamente che ci sia una bella bombatura, ma che non siano grosse ai lati e sulla punta. E forse, dico forse, abbiamo trovato una soluzione. Quindi fatemi sapere magari se vi può interessare. Adesso con un pennellino a lingua di gatto vado a stendere on shimmer qui nell'angolo interno per dare un ulteriore punto luce.
come vedete molto semplice, non pretenzioso. Adesso prendo il Precision Eyeliner e faccio la mia riga d'eyeliner. Parto sempre dall'esterno e poi tiro verso l'interno fino a metà occhio, non vado fino all'inizio. Sporco un po' la toccatura delle... Anzi, vado fino all'inizio. Sporco un po' la toccatura delle sopracciglia. E adesso voilà. Con un pennellino piccolino, piatto, vado a prendere un po' di toast. E me lo bagno! No! Vado a prendere un po' di toast e lo metto lungo la rima ciliare inferiore per riprendere appunto la sfumatura. Prendo un po' di coffee e lo metto all'esterno in questo modo qua. Pulisco un po' il pennello e al centro vado a mettere un po' di Miss, che ha questi riflessi rossi che vanno a tirar fuori il verde azzurro dei miei occhi. Batto come sempre l'eccesso. Con sta luce sembra che adesso Miss mi stia facendo l'occhio rosso, tipo pianto tutta la notte, ma in realtà non è così. No, guardate, io non ne posso più, non riesco mica a trovare una soluzione per ste luci. Rivado a prendere sempre con lo stesso pennellino un po' di On Shimmer e me lo vado a spiaccicare qui all'angolo interno. Ok, adesso prendo questo Kajal e eyeliner della collezione Darling In di Kiko e mi prendo il Kajal e delineo la rima interna inferiore. Non riesco ancora a dirvi se mi piace o meno sto Kajal, perché l'ho provato ancora troppe poche volte per potervi dare una recensione. E adesso prendo off e vado a fissare il Kajal, perché appunto essendo morbido, se no non dura una cipicchia. Almeno così dovrebbe durare un po' di più. Mi si brucia. Ed evitarmi l'effetto panda. Pulisco ancora il pennello e vado a sfumare un po' verso i colori che ho messo prima. Che giornata oggi, ragazze, è bruttissimo. È grigio, grigio, grigio. Ok, vabbè, è il caso che mi dia una mano. Per le sopracciglia utilizzo la mia amata matita di Catrice, che non sono più capace di trovare. Boh, non c'è più neanche il nome, ma è A Date with Ashton, mi pare. Pettino con il pettinino che c'è e le vado a ridefinire un attimino, a riempire. Poi sto utilizzando il mio specchietto meraviglioso. Quanto mi piace. Non è della Babyliss, l'ho preso da casa qualcosa a Bassano e ha costato 14 euro. Non fa luce una mazza. Però, però è bella l'idea. E dopo, sinceramente, 50 e passa euro di quello della Babyliss, magari. Sì, me lo faccio regalare perché me lo faccio regalare per il compleanno, quelle cose lì perché. Ecco, mettiamo via. Adesso, siccome prima non l'avevo fatto, vado a fissare la mia base con un po' di cipria minerale che ho fatto io anche questa. Magari se vi interessa fatemi sapere che vi faccio il video. Bisogna stare attenti ad usarla bene perché se no vi lascia un po' di bianco, però è eccezionale.
Cosa ci siamo dimenticati? Il mascara, Noemi. Svegliati un pochino. Miss Manga, che mi piace un sacco. Ecco, io per aprire bene le ciglia mi tiro un po' anche l'occhietto. Niente, vi devo fare, ragazzi, un sacco, vi dicevo, vi devo fare un sacco di video, quelli cucina con noi, i prodotti top, i flop, i vlog. Devo proprio trovare il tempo e devo, soprattutto mi devono dare la DSL, perché avevo quella di Telecom, ma non mi ci trovavo. Ogni tanto non arrivavano le bollette, quindi io, ignara che fosse arrivato il momento di pagarle, ovviamente non le pagavo perché non mi era arrivata, e loro beatamente mi staccavano il tutto. Quindi ho chiuso, mi son presa la chiavetta, quella della Wind, con il massimo dei giga, ma non mi duravano una mazza, e quindi adesso sono passata a Fastweb. Sto utilizzando, per fare un leggerissimo contouring, la Milk Chocolate Soleil Light Medium Matte Bronzer della Too Faced, che adoro, a parte il profumo fantastico di cioccolato. È perfetta per chi come me ha la pelle cadaverica, perché ti dà quella leggera ombra, ma not too much, insomma. Buttiamoci un po' di inglese. Adesso, come illuminante, uso il Wave Goddess della Essence, un'edizione limitata. Come vedete, ben scavata, qui c'era un coso ricamato, come si chiama? Un fiore. Con questo pennellone ciccione la vado a mettere qui. È bellissima, mi piace un sacco. E mi sembra anche abbia un incidere abbastanza buono. Giusto un po' qui, qui e qui. Ah, mi sono dimenticata. Sempre con la terra e questo pennellino ciccione, vado a fare una piccola ombreggiatura qui, così dà l'idea delle labbra un po' più carnose. Ok, e poi prendo il mio solito blush dei H&M, il Tawny Rose, e con il pennello che ho utilizzato per il bronzer vado a mettere il blush in questa zona qui, quindi sopra il bronzer e sotto l'illuminante. Ste luci fanno veramente schifo. Sembro Heidi, ma in realtà vi giuro non è così. Poi vi posto anche una foto se riesco, così vedete che mi sfalsano un po'. Scaricata la batteria, non so dove sia arrivata, ma è tardissimo, non posso neanche guardare. Vado con la matita In The Rose, la numero 11 di Essence, a bordare le labbra. Questo colore è perfetta per me, è di mezzo tono più scuro delle mie labbra. Ok, e poi vado a prendere Mu di Mulac, che non riesco a capire se mi piace oppure no. Molte avete detto che mi sta benissimo, a me non so, mi dà l'idea di sbattermi un po' troppo, però boh, non lo so, però con questo trucco ci sta. Il trucco è finito, adesso vi faccio degli zoom così lo vedete meglio, e magari mi metto davanti alla finestra così forse si vedono bene i colori. E niente, ci vediamo nel prossimo video. Ciao!